Bisogna arrivare al centro della strada per vedere la visibilità. È una cosa inaudita, è una cosa inaudita. Come hanno fatto a fare una cosa del genere? Cioè qualsiasi persona che passa vede una cosa del genere. Ti trovi soltanto quando ti hanno dato una botta forte. Ti trovi addosso, non manco te ne accorgi. Un pericolo denunciato più volte è ancora irrisolto. A Rosciano di Fano cresce la preoccupazione per la situazione in cui versa la rotatoria di via Moriconi, considerata pericolosa sia per i conducenti di veicoli sia per i pedoni. A nulla o quasi sono serviti gli appelli di Stefano Polegioni dell'UDC e degli abitanti del quartiere, che hanno segnalato più volte la questione agli organi competenti, prima Società Autostrade e poi il Comune, chiedendo un intervento urgente. Da qui il sit-in organizzato questa mattina, al quale ha partecipato un nutrito gruppo di residenti. Cosa vi ha spinto Polegioni a passare dalle segnalazioni ad una manifestazione di protesta? Dopo il percorso che abbiamo fatto c'è stato un incidente importante, anzi approfitto per fare gli auguri alla signora che è stata coinvolta, un incidente annunciato dalle varie segnalazioni, dai vari servizi che sono stati fatti su questo pericolo, al cui non abbiamo avuto risposte ad oggi concrete, quindi questo è il motivo del sit-in. Dopo il tavolo tecnico non ho avuto risposta di quello che è stato fatto, se è stato fatto qualcosa, per cui siamo qui per dire all'amministrazione che devono fare presto e devono fare velocemente, perché l'incidente che è accaduto è grave, ma non vogliamo piangere persone che vengono coinvolte in altri incidenti più gravi di quello che c'è stato. Che cosa è emerso dal tavolo tecnico? Quali soluzioni nello specifico? Hanno preso coscienza che effettivamente il pericolo c'è. Queste barriere che sono qui vicino alla rotatoria non creano visibilità, quindi andrebbero comunque in qualche modo modificate e spostate, e quindi qui entra un discorso tra Comune e Società Autostrade, che ha fatto il lavoro. Abbiamo rimarcato che devono fare i percorsi ciclopedonali e gli attraversamenti a raso, e quindi hanno detto che valuteranno questo tipo di lavoro. Dopodiché devono trovare un sistema per fermare le macchine nel rettilineo di via Moriconi, e questo lo cercheranno di valutarlo insieme alla prefettura, che ha alcune competenze in merito a questo, per quello anche che riguarda gli autovelox o segnalazioni particolari che riguardano strade extraurbane di categoria C. I residenti però attendono ancora queste modifiche? Assolutamente sì, e sono molto contento che hanno risposto a questo sit-in, e ce ne sono molti di quello che vediamo qui, e giustamente vogliono risposte. Questa è una strada che li ha isolati dal centro abitato, e quindi senza attraversamenti, senza poterli attraversare in sicurezza, è pericolosissimo. Però non aspettiamo, l'amministrazione comunale aveva detto al tavolo tecnico che in 3 mesi avrebbero risolto i problemi, è già passato quasi 1 mese e mezzo e non sappiamo nulla. Signora, lei ha appena attraversato la rotatoria in bicicletta, ha avuto paura, è pericoloso? Assolutamente, io scendo da là, vengo su a piedi da sotto il ponte e salgo qua perché qua c'è più spazio, è pericoloso, e adesso qui con quello lì non si vede niente. Io per andare giù vado a attraversare là e attraverso, vado giù sempre a piedi, perché quella signora la conoscevo lì che ha avuto l'incidente e mi ha dispiaciuto tantissimo. Comunque qualcosa tocca fare. Anche lei percorre spesso questa strada a piedi o in bici? La bicicletta evito, faccio l'altra strada, l'altra linea. Però il discorso qui è anche che la gente quando supera la strada qui, il sole abbaglia, non vedono l'area dell'incrocio. A me mi hanno portato via il paraurti dietro della macchina, nonostante che avevo superato l'area dell'incrocio. Va bene, ha detto non ti ho visto per niente, che era abbagliato dal sole, perciò è un insieme di problemi. Beatrice, anche lei evita di percorrere questa strada? Assolutamente sì, io devo dire che sono molto arrabbiata, ma molto, perché noi di Rosciano in pratica siamo tagliati fuori da Fano. Io una volta andavo al mare in bicicletta, adesso non avendo attraversamenti pedonali non è possibile assolutamente frequentare con la bicicletta o a piedi. Lei aveva inviato una segnalazione al Comune? Ho mandato un'email, una PEC a Fanesi, che era l'assessore all'urbanistica, per evidenziare che non c'è visibilità, che è pericoloso, le macchine vengono con una velocità di 60 all'ora, anche se il cartello è di 30, quindi servono dei dossi, li avevo già segnalato quella volta. Dopodiché ci sono stati almeno 4 incidenti, di cui l'ultimo poco tempo fa. Lei aveva ottenuto risposta dall'assessore competente? Assolutamente no. Ho vissuto anche l'ultimo incidente, che sono andata a vedere.
vedere la signora che l'interra, ancora tremo dalla paura che ho avuto, a parte che la conoscevo, per cui è pericolosissimo. Io tante volte, come dicevo, attraverso, mi ritrovo con la macchina dalla mia sinistra, non la vedo, perlomeno vado avanti, vedo che non c'è nessuno, ma me la ritrovo quasi addosso. Bisogna partire a una velocità che non sempre uno parte ai 100 all'ora per attraversare, perché per paura che ti arriva qualcuno, per cui bisogna togliere le barriere per avere la visibilità, perché altrimenti prima o poi ci scapperà il morto di sicuro.